Buongiorno, mi chiamo Arzuffi Giuseppina, sono in questa scuola se la continuità è un valore da 35 anni e mi occupo soprattutto della parte pratica. E spiegare oggi che cos'è l'Istituto Superiore San Pellegrino ex alberghiero è comunque un piacere, visto che la scuola nel tempo si è sempre più rinnovata. Ora stiamo andando verso un indirizzo di condivisione assoluta con il territorio, con gli enti del territorio, con le altre scuole del territorio, per far sì che questa formazione sia condivisa con tutti gli enti. L'Istituto Superiore di San Pellegrino offre fondamentalmente due servizi: l'Istituto Tecnico Turistico, che è neonato e da quest'anno avrà la terza classe, e l'Istituto Superiore, che invece ha le caratteristiche di un istituto alberghiero ma complete. Oggi è una giornata laboratoriale, abbiamo una classe quarta in servizio e stiamo realizzando un menù a tema ligure, approfondendo quelli che sono sia le preparazioni che le materie prime tipiche del territorio per andare a valorizzarle. Abbiamo fatto una pasta frolla molto semplice per dei canestrelli, tipico dolce ligure. E niente, adesso l'abbiamo fatta riposare 30 minuti dopo averla impastata e adesso la stiamo coppando e poi la cuoceremo per circa 20 minuti a 170 gradi in forno. Queste sono delle sarde, noi le facciamo alla genovese, praticamente sono disliscate, abbiamo tolto la testa e la colonna e le riempiamo, le facciamo con una faccia di pane, latte, prezzemolo, maggiorana e basilico, poi le impaniamo alla milanese con pan grattato e uova e basta, poi le dobbiamo friggere in olio. Quando arrivano i ragazzi per fare l'open day, per vedere un po' la scuola, in questa sezione qua gli facciamo vedere qualcosa, gli spieghiamo alcuni oggetti come per esempio questi e poi gli facciamo fare anche un cocktail analcolico. Abbiamo fatto dei cocktail alcolici, allora in alcuni abbiamo messo la base con la granatina o con la menta, invece in altri abbiamo fatto subito con l'alcol. Per esempio in questo cocktail della bandiera italiana abbiamo usato la granatina ai frutti di bosco, poi abbiamo aggiunto il Cointreau e anche il peppermint. In classe facciamo spesso diverse simulazioni, per esempio far finta che sia appunto ad una reception, arriva un cliente, si fa una prenotazione, si fanno diversi dialoghi, oppure si impara un argomento e la lezione dopo la prof chiede di rispiegarlo con le proprie parole e quindi questo è, credo sia un metodo per riuscire a comunicare. Io ho scelto questa scuola già dai tempi delle elementari perché puntavo a diventare, inizialmente volevo fare il cuoco, però dopo non è che mi è piaciuto tanto e quindi ho scelto sala. In realtà mi è sempre piaciuto cucinare fin da piccolo, meno male mia mamma, mia nonna, i miei parenti mi hanno sempre trasmesso un minimo la passione. Da piccola sempre dicevo che volevo fare barista, infatti mi ha portato qua e sono al terzo anno e continuo con il mio, diciamo, sogno da bambina. Ho scelto questo indirizzo turistico perché appunto mi appassionano molto le lingue e in una futura vita professionale mi piacerebbe fare la receptionist in un hotel. Tra le scuole che avevo visitato, quella di San Pellegrino mi sembrava la più adatta, che offriva anche le scelte migliori, molti laboratori che mi interessavano rispetto ad altre scuole della milanese. Ho cambiato istituto alberghiero perché penso che l'istituto di San Pellegrino sia una scuola migliore di quella che frequentavo prima. Dà molte possibilità ai ragazzi anche di fare tirocini esterni in confronto a quella che era la mia scuola. Abbiamo trovato questa scuola su internet e alcune colleghe di mia mamma hanno detto che è molto
buona come scuola. Io ho fatto il primo anno all'Istituto Superiore del Troldo con la classe di meccatronica, ma fine anno ho notato che le materie principali non andavano bene e quindi ho deciso di cambiare scuola, sono venuto qui. Ho fatto il primo anno che era la mia seconda, quest'anno sono in terza e mi sto trovando molto bene. Muove anima, grande passione e se uno ha tante esperienze, tanta professionalità da condividere con i propri alunni si ottengono degli eccellenti risultati. La scuola punta molto sull'internazionalizzazione, crediamo fortemente nella carriera in questo ambito professionale che si sviluppi però anche a livello linguistico. Ho fatto appunto receptionist e l'ho affiancata ovviamente da un tutor perché da sola non riuscivo ancora. Però sono appunto le prime esperienze di lavoro, in modo tale che quando arriviamo in quinta sappiamo già dove andare oppure che cosa ci aspetterà. Sono qui per parlarvi delle opportunità che dà la nostra scuola per concorsi interni o stage di formazione di eccellenza. Un esempio che io anche ho partecipato è quello dell'Atalanta, una settimana in cui si dà la possibilità a ragazzi di enogastronomia, sale vendita, di partecipare appunto alla vita di tutti i giorni di calciatori, una vita esterna da quella che potremmo pensare. È un lavoro che dà ancora molte possibilità oggigiorno per girare il mondo e far carriera stando all'interno delle strutture più belle sulla faccia della terra.